accanto, quindi parlerà un momentino prima, vi farà vedere il filmato un momentino dopo. Lui fu addetto ai servizi di informazione esterna della famiglia reale, tra l'altro ha una serie di memorie che si riferiscono a questa zona particolare. Quindi passiamo la parola a lui. Signore e signori, buongiorno, sono felicissimo di essere qui. Sentite? Sì, sì. Sono felicissimo di essere qui in questa splendida cittadina che sulla quale ho tante memorie. E vi faccio un brevissimo quadro a supporto di quanto vi ha detto il dottor Villari, che naturalmente si collega in qualche modo, stranamente, attraverso delle esperienze che ho fatto io direttamente. Io sono sceso, ero ufficiale, giovanissimo ufficiale, partì per la guerra il 15 giugno del 1940, avevo 20 anni, e nel 1941 facevo parte del comando dell'Armata, dove avevo istituito l'ufficio fotocinematografico del comando dell'Armata. Siamo stati trasferiti a Enna nel settembre del 41. Faccio questo brevissimo assunto storico per dare un giusto supporto. Perfetto. Per dare un supporto a quanto ha detto il dottor Villari. Quindi scendiamo nel settembre del 41 in Sicilia, perché la sesta armata fu trasferita, che era la famosa armata del Po, l'unica armata corazzata dell'esercito italiano, anche se le corazze erano veramente di lamiera e non erano molto robuste. E siamo stati trasferiti come comando dell'Armata per potenziare la resistenza e il presidio militare in Sicilia. Come diceva il dottor Villari, questo comando dell'Armata aveva due comandi di corpo d'armata, uno a Salemi, era mi pare il 16° corpo d'armata, e uno qui a Piazza Armerina, che era, se non ricordo male, il 23° corpo d'armata. E quindi alla fine del 41. La guerra era tranquilla sotto certi aspetti qui per noi, non c'erano molti fastidi dal punto di vista delle attività militari, si cercava di costruire una difesa, diciamo, alla meno peggio, non c'erano molti mezzi economici, si lavorava e gli uomini lavoravano a costruire le casematte, i bunker, le difese nelle rocce, scavando con i picconi. Erano questi poveri soldatini, che non erano pratici di nulla, a creare queste strutture in cemento armato. Erano gli uomini della milizia volontaria sicurezza nazionale, cioè l'esercito di Mussolini, che aveva l'incombenza della difesa costiera e della difesa antiaerea. Era composta dai famosi ragazzi del 99, cioè quelli che alla fine della prima guerra mondiale erano stati coinvolti all'età di 17-18 anni per concludere la prima guerra mondiale, quindi erano ormai persone anziane rispetto a noi, che presidiavano sia le coste della Sicilia sia le postazioni antiaeree. E questo è un po' un quadro molto, molto sottile delle cose. Nel 1943, circa, nel 42, durante il corso del 42, io passai a una nuova struttura creata dall'esercito italiano, dallo Stato Maggiore dell'Esercito italiano, un po' dietro mio suggerimento, che si chiamò il Cine Reparto Speciale dello Stato Maggiore. Facevamo capo a Roma alla caserma di La Cecchignola, il comando era piazzato lì, faceva parte del genio, dell'arma del genio, e noi avevamo, io fui nominato, diciamo, il capo del comandante del 13° nucleo cinematografico dello Stato Maggiore, e fui rimandato in Sicilia. E avevamo, a apparecchiature da ripresa, due macchine
due automobili, un furgone chiamato Cine Riprese, dove avevamo la camera oscura per fare, diciamo, tutte le operazioni necessarie per le nostre riprese, e avevamo due o tre specialisti in questo. E quindi questo cominciò nel 1942, a metà dell'anno 1942. Dico questo perché è interessante ai fini di quello che poi vedremo nella proiezione. E così andammo avanti fino alla fine della guerra, alla fine siciliana della guerra, poi l'ho continuata nel resto dell'Italia. Quello che notavo io, soprattutto quando i tempi diventarono un po' più pesanti, quando cominciarono i grandi bombardamenti inglesi di notte, americani di giorno, i bombardamenti americani si distinsero per l'aspetto terroristico con cui furono impostati. Erano bombardamenti fatti con questi enormi apparecchi, per allora erano le fortezze volanti, il Libretto, apparecchi che avevano un'apertura alare di 35 metri, che caricavano 8 tonnellate di bombe e arrivavano in 200, 300, 400 sulle nostre città a bombardarle e distruggerle, come hanno fatto con Messina, come hanno fatto con Palermo, in parte anche con Catania, e avevano questo aspetto proprio terroristico, dove cercavano naturalmente di colpire non solo le città nella loro struttura per proprio terrorizzare la popolazione e quindi creare un'opinione pubblica contraria alla guerra, che volesse a tutti i costi naturalmente pressare per poter smettere di continuare, diciamo, la guerra. Mentre anche colpivano fortemente tutte le zone militari o strategiche. Lo stretto di Messina fu percorso da bombardamenti continui, costanti. Di giorno arrivavano gli americani, soprattutto dai primi del 1943, di notte arrivavano gli inglesi. Gli inglesi venivano con pochi aerei, molto attentamente istruiti a colpire obiettivi militari il più possibile, quindi giravano e cercavano di individuare quegli obiettivi che erano stati loro assegnati, e facevano un'operazione molto più chirurgicamente precisa e meno dannosa dal punto di vista psicologico. E poi tutti i nostri porti, i nostri aeroporti logicamente, e i comandi militari. Ecco un'altra cosa strana, perché non hanno mai bombardato Piazza Armerina. Questo mi sembra abbastanza anche interessante da un punto di vista di collegamenti psicologici. Quello che era strano nel nostro comando era il rapporto fra l'esercito, diciamo così, le forze armate e la milizia volontaria di sicurezza nazionale. C'era una concreta ostilità, sembrava proprio come se le forze armate volessero perdere la guerra pur di fare un dispetto a questo corpo militare un po' in antitesi con loro. E questo, a me, giovane ufficiale, mi sembrava, siciliano, mi sembrava un'assurdità, ma avevamo questa cognizione precisa. Vi dico queste cose perché le ho vissute direttamente e probabilmente suscitano qualche interesse in voi, perché si è parlato molto poco, si è scritto molto poco su quello che è stata la guerra in Sicilia dal punto di vista, diciamo così, pratico nei riguardi della popolazione. E quindi questo era un'altra cosa. E poi, sì, ve lo dico fin da ora, l'altra cosa che mi ha veramente stupito fu quando sbarcati gli alleati, io naturalmente partii da Enna per andare a documentare quello che succedeva a Licata, nella una delle due zone più importanti dello sbarco americano. E arrivando a un certo punto, a un posto di blocco, mi furono sequestrate le apparecchiature fotografiche e cinematografiche. Naturalmente ritornai subito a Enna, al comando, andai dal comandante, dal capo di stato maggiore, che allora era
il colonnello Faldella, che poi fu uno storico militare, insomma, diciamo, un personaggio che continuò a esercitare la sua attività più che da militare, anche da scrittore, andare al colonnello per chiedere con per ragione. Perché io poi non dipendevo direttamente dall'armata, io dipendevo dallo Stato Maggiore, ero completamente autonomo, al comando dell'armata io mi appoggiavo per conoscere i luoghi, insomma tutte le situazioni locali. E lui mi disse testualmente: è inutile che noi documentiamo la nostra disfatta. Questa fu la sua risposta. Parlo di 2 o 3 giorni dopo lo sbarco in Sicilia, che avvenne la mattina, la notte del 10 luglio 1943. Quindi ecco, vi ho fatto un piccolo quadro delle cose. Adesso magari possiamo vedere queste immagini che possono... della visita del re Vittorio Emanuele III in Sicilia alla fine del 1941, proprio gli ultimi giorni del dicembre del 1941, è un spezzone di una visita per ispezionare le truppe, diciamo che questo era il motivo ufficiale di queste visite, del principe Umberto Devo ritenere nel 1942, non ho una memoria precisa di quel momento, purtroppo, del principe Umberto. Era sicuramente in primavera o in estate, come vedrete, ma non ho il ricordo esatto della data, se fu il 42 o il 43. Queste immagini le ho riprese con una mia apparecchiatura personale, diciamo così, in 16 mm, in pellicola 16 mm, che ho ripreso, che misteriosamente, stranamente, è rimasto nel mio possesso, perché io tutto il materiale che andavo girando, riprendendo, lo mandavo a Roma, veniva sviluppato all'Istituto Luce, visionato da una commissione dello Stato Maggiore che poi assegnava o all'Istituto Luce agli scopi di propaganda, diciamo così, oppure allo stesso Stato Maggiore agli scopi di studio, perché mi davano incarico di riprendere delle cose molto particolari che dovevano essere messe sotto segreto militare. Quindi faccio vedere questi due spezzoni e poi vi dirò qualche piccola curiosità durante le prevenzioni. Qualche luce forse un po' troppo, non si può spegnere qualche cosa. Ma si vede, non si vede. Molto simpatico e interessante a questo proposito. Suo maestà era un uomo, veramente era un soldato, era un uomo che non si riguardava molto in queste cose. Il fatto che poi l'ho accompagnata anche in Calabria in periodi in cui nevicava ed era sempre con la macchina scoperta, diciamo così, perché voleva vedere il più possibile di cose. C'era il generale Puntoni, c'era il colonnello Montezemolo e un ammiraglio di cui non ricordo il nome. Ecco qua,
devo dire che ho avuto un privilegio, quello di poter riprendere il re da vicino. Lui non aveva affatto di essere fotografato, naturalmente aveva il complesso della sua statura, però diciamo, in mia presenza, non so perché, accettava la mia presenza vicino a lui, così non ho più volte potuto riprendere e fotografare proprio da vicino. Qua siamo al balcone della prefettura di Enna. E qua siamo a Piazza Armerina, il monumento del generale Cascino. Era una giornata molto scura, molto buia, questa di Piazza Armerina. Ripeto, eravamo alla fine di dicembre. Qui erano schierate le biciclette. Credo. Chissà se qua qualcuno si potesse riconoscere. Ecco, questo invece è il... Oddio, che c'è stato lì. Qua siamo invece col principe di Piemonte. Ripeto, in una giornata di estiva, o primaverile o estiva. Questi apparecchi me li ho fatti prestare dal Cinecuff di Napoli, di cui ero il responsabile, in cambio del permesso di andare a fare le partite di rugby. Io giocavo con la squadra dell'Università di Napoli a rugby, allora mi consentivano di partire il sabato da Enna, andare a Napoli a giocare le partite e a ritornare il lunedì ero di nuovo al mio posto. Qui il principe di Piemonte che arriva alla stazione di Messina. L'immagine, il movimento è un po' lento perché si è dovuto trasferire dal passo ridotto dove si girava 16 mm al secondo e quindi il trasferimento su pellicola è stato un po' difficile perché normalmente lo si fa dalla pellicola 35 mm che era 24 fotogrammi al secondo.
quindi qui non l'hanno saputo azzeccare. Qua siamo sicuramente a Siracusa, a scala greca di Siracusa. Qua siamo nel 43, giusto? 43, 43. O 42 o 43. Perché io qua non lo ricordo bene, io non lo ricordo bene. Perché venne diverse volte il principe Piemonte. In questa occasione ho fatto queste riprese. E lui era molto gioviale, era molto, anzi, molto amichevole con i soldati. Spesso gli faceva delle domande strane. Mi ricordo che una volta, a un certo punto, a uno di questi soldati domandò: quanti chiodi hai nella suola del tuo scarpone? Naturalmente il soldato non seppe rispondere. Fece una risatina, gli ha detto, strinse la mano e gli ha detto un buffetto. Qui siamo nella zona, nella costa sud-est della Sicilia, sicuramente nella zona fra Pozzallo, Santa Croce Camerina. Questo me lo ricordo perché a un certo momento, in una di quelle strade, mentre io andavo in un certo senso con la macchina ripresa per fare qualche cosa, lui incrociò con la sua macchina, la fece fermare e mi domandò: tu sei figlio di Vittoria? Lui conosceva bene mia madre. E io disse: sì, ma senz'altro sì. E scambiamo qualche parola e poi proseguimmo. E quindi questo ricordo che fu proprio in queste zone del sud-est della Sicilia. Fra Pozzallo, Gela, e queste sono le nostre splendide campagne. Una volta erano totalmente campagne, ora sono campagne cittadinizzate un po'. Se c'è qualcuno che può riuscire a identificare qualche posto, c'è un certo punto. Ecco, c'è qua qualche cosa che io non so quale possa essere. Sono le prime persone che vedono questo documentario dopo 60 anni. E questi sono i giovani di Balilla, queste le ragazze, non mi ricordo come le chiamavano. Qua siamo a Siracusa, credo, quasi certamente siamo a Siracusa qui. Ecco, questi tipo di documentari io li riprendevo perché poi li andavo a proiettare negli stessi reparti militari che facevano parte di queste manifestazioni, di questi eventi. E loro si interessavano, si divertivano, insomma era un modo anche per alleggerire questa lunga attesa del nemico che doveva sbarcare. Ecco, qua siamo in un altro posto, fra una ispezione e l'altra mettevo queste immagini della strada in movimento. Questa è un'esercitazione.
Ecco, riuscite a capire dove siamo? Questo anch'io non riesco a identificare i posti. Che allora naturalmente non c'era il sonoro, le riprese erano tutte mute. Doveva essere una zona dove c'era una cava di pietra da costruire. Il famoso nodo Savoia. Perché da quelle parti in là non siamo arrivati a quel punto. L'aeroporto dove? Poi l'aeroporto e poi quello di Catania, sì. Qua siamo ad Augusta, dove vedere la base militare navale, e qui lo vediamo con gli aerei idrovolanti, i Camp Z, i famosi Camp Z. Si era voluto dire la base degli idrovolanti, che credo che durante quella guerra non fecero nessuna missione, o quasi. Ecco. Ecco, là si vedono i galleggianti. Ci sono anche degli ufficiali tedeschi. Molto inquietanti. Sono molto inquietanti per esserci. Questo è un ufficiale tedesco. Questo è il suo eccellenza Rosi, il comandante dell'armata. E questi sono degli aerei tedeschi, dei Messerschmitt, che decollano dall'aeroporto di Catania. E siccome le immagini sono qua rallentate, sembra che passeggino un po' tutti.
no, poi dopo loro sul serio. Infatti poi si vedono in aria, ma qui è molto rasentato purtroppo il movimento, abbastanza ridicolo, diciamo, questo decollo. L'idea, soprattutto danno l'idea di come era combinato il nostro mondo allora. E vorrei aggiungere due piccole cose e poi chiudo perché le ore sono andate avanti. Un primo episodio vorrei raccontarvi a proposito della personalità di Vittorio Emanuele III, che quando lui scrisse diversi giorni in quell'occasione, in dicembre del 1941, e io feci le riprese, poi il 31 dicembre del 41 ebbi una licenza per andare a Palermo e stare con i miei per la notte di Capodanno. E quando a un certo punto durante la giornata mi ricevette una telefonata dal comando dell'armata, che dove il capo di stato maggiore, non so, qualcuno di loro mi chiese di rientrare a Enna, che mi avrebbero mandato una macchina perché sua maestà voleva vedere dei documentari che io avevo ripreso, avevo effettuato dei documentari non militari che avevo effettuato prima di andare a fare il servizio militare, documentari generici che però avevano un certo valore, perché noi col nostro Cinegoof facevamo delle riprese, avevamo anche l'incarico di sperimentare le nuove pellicole a colori dell'Agfa, per esempio, e, insomma, avevamo questa istituzione cinematografica che aveva un suo grosso valore a livello universitario, e così avevo fatto dei documentari. Il generale Rosi ne aveva parlato con sua maestà e sua maestà espresse il desiderio di vederli, mi mandarono a prendere, ma il viaggio fu molto sfortunato sotto certi aspetti perché era una pessima giornata, pioveva, e quando arrivai sotto Enna non riuscimmo a scalare la montagna perché la neve aveva ostruito la strada, aveva bloccato la strada, intanto si era già fatto quasi mezzanotte, non sapevo come fare, insomma finalmente l'autista riuscì scendendo a piedi, andando a piedi fino a su, riuscì a fare scendere un'altra macchina fino a dove era possibile. Io valicai quel pezzo, non so di quante centinaia di metri, che era bloccato, perché avevo l'apparecchiatura da portarmi, quindi non potevo, diciamo così, farmela a piedi tutta, va bene, e arrivai su, insomma, erano le 2 di notte. Sua maestà mi aspettava, seduto lì con il tutto lo stato maggiore del comando dell'armata, alla mezza ufficiali, al comando dell'armata, che era nel palazzo, credo, nel palazzo della residenza del prefetto, era insomma al centro della città, mi aspettava, aspettò pazientemente che io montassi il proiettore, va bene, e si guardò questi vari miei documentari. E, diciamo, con mia grande soddisfazione, perché avevo avuto questo onore di essere stato atteso da sua maestà, senza averne nessuna colpa io, logicamente. L'altra cosa che vorrei dire a proposito di, ho sentito che il signor D'Ambito ha parlato di Monsignor Paino, l'arcivescovo di Messina, che noi ammiravamo tanto, la mia famiglia, mia madre, noi ammiravamo tanto, mia madre era di Messina, per la sua forza di volontà nell'aver voluto ricostruire il Duomo di Messina dopo il terremoto. Mia madre era una delle poche superstite del terremoto di Messina e aveva seguito molto, sia con Monsignor Paino, sia con l'architetto Basile, si chiamava l'architetto che ricostruì il Duomo di Messina, sì, e questa ricostruzione, quindi sapevamo quanto fosse attaccato affettivamente a questa magnifica basilica che naturalmente aveva ricostruito, diciamo, con le sue mani, o comunque con la forza della sua volontà. E ricordando appunto la guerra, questo periodo, vorrei raccontare un episodio che si collega anche a quello che diceva il dottor Villari, e che cioè quando io andavo molto spesso a Messina a fare le riprese dei bombardamenti di Messina, perché Messina era uno dei luoghi più diciamo così, onorati dagli aerei, purtroppo dagli aerei alleati che cercavano di distruggere, infatti avevano affondato tutti i traghetti, non c'era più modo di traghettare
in una maniera corretta, e ricordo che riuscivamo a passare con le barche a remi, si navigava da Punta Faro a Cannitello, soprattutto di notte. Era uno spettacolo straordinario, devo dire, perché questi remi che affondavano nell'acqua del mare suscitavano scintille, c'erano dei microorganismi che luccicavano di notte come se fossero delle lucciole, diciamo così. E in questa atmosfera di terribile tristezza, qual era quella della guerra, vedere questo spettacolo della natura che ancora dava qualche segno di gioia era veramente straordinario. E quindi a quel momento eravamo verso la fine di giugno del 1943 e un terribile bombardamento che ci fu una notte colpì il Duomo di Messina con degli spezzoni incendiari. Il Duomo si incendiò. Io ero lì a Forte Gonzaga al comando dell'antiaerea che è a Camaro, sotto Camaro, e allora mi precipitai per andare a fare le riprese e feci delle bellissime riprese. Io quando c'erano questi momenti di pericolo imbracciavo io la macchina da ripresa, la macchina fotografica, e facevo tutto da me, diciamo così, perché i miei ragazzi, i miei assistenti non erano molto, insomma, non li volevo esporre, ecco, a troppi rischi. E ricordo che ho fatto delle riprese dal punto di vista cinematografico strepitose, straordinarie. Quando arrivarono i vigili del fuoco mi cacciarono via, io restai dentro, diciamo così, e c'erano degli effetti straordinari di luci, di ombre. Quando cominciò ad apparire il sole la mattina, all'alba, c'erano questi raggi di sole che entravano in questo mondo infernale, diciamo così, dal punto di vista dello spettacolo, dell'interno di questa chiesa che bruciava. Feci le mie riprese e quando uscì proprio all'alba dalla chiesa, dalla cattedrale, ricordo, vidi un sacerdote seduto su una panchina proprio a fianco alla chiesa, seduto, accasciato veramente. Era un signor Paino che piangeva. Non ho avuto il coraggio di riprenderlo. E così, insomma, ed è un ricordo che mi è rimasto sempre, nel vedere quest'uomo che vedeva distrutto quello che è stato il frutto di tante sue fatiche, tante sue aspirazioni. E in quell'occasione io subito dopo partì per Roma, ma fui raggiunto prima o a Roma, adesso non ricordo, eravamo verso il 23-24 di giugno del 43. Fui raggiunto a Roma da una telefonata di un mio amico che era nell'ufficio operazione del comando dell'armata, il capitano Martelli, il quale mi disse: guarda che il capo di Stato Maggiore ti sta denunziando per abbandono di posto in zona di operazione. Quindi c'era la corte marziale per me. E quindi stai attento, vedi quello che puoi fare, vedi quello che devo fare, perché io ero andato a Roma a portare direttamente il materiale ripreso, perché sapevo che era molto importante sotto tanti aspetti. Infatti fui molto felicitato dalla commissione che guardò quelle immagini, le mandarono subito al giornale Luce per fare naturalmente l'opera di propaganda, diciamo così, accusare il nemico di distruggere le nostre belle cose. E quindi mi avvisò di questo e mi disse anche: guarda che sappiamo che entro il 10 devono sbarcare. Questo fu verso, come ripeto, nella seconda metà del mese di giugno del 43, e sapevamo tutti, mi disse, ci sono 1600 navi già concentrate nei vari porti dell'Africa settentrionale, ci sono eccetera eccetera, tutta una serie di dati, fra l'altro un corpo d'armata marocchino e tante altre cose. E quindi noi sapevamo che questo sbarco sarebbe avvenuto. Ecco come si coincidono questa circostanza con quello che diceva il dottor Wieler a proposito delle immagini fotografiche del principe di Piemonte. Ecco, questo io ho chiuso e vi ringrazio.